Ha perseguitato l'ex coniuge per mesi con messaggi continui, telefonate di giorno e di notte, pedinamenti anche sul suo posto di lavoro, il tutto perché non accettava la fine del loro matrimonio. Ai continui rifiuti dell'ex moglie di riprendere la loro relazione amorosa ha reagito sempre peggio, fino a picchiarla e minacciarla con un coltello puntato alla gola. Una continua ed incessante persecuzione, secondo quanto emerso dalla denuncia presentata dalla donna ai carabinieri della stazione di Atessa, che dopo aver acquisito ulteriori risultanze hanno arrestato il marito violento, eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lanciano Massimo Canosa su richiesta del PM Serena Rossi. In manette è finito un 39enne di Atessa. L'arresto è stato effettuato per una condizione di maltrattamento in famiglia aggravatasi nell'ultimo periodo. La situazione era diventata insostenibile, per cui si rischiava un'escalation ulteriore di tensione che avrebbe potuto portare delle conseguenze molto negative nei confronti della famiglia, delle vittime, della moglie e soprattutto dei figli, per cui si è reso necessaria questa attività. Si parla appunto di un comportamento vessatorio. Vessatorio, ingiurioso, con presenza di minacce, lesioni nei confronti appunto della moglie e dei figli. E l'attenzione, in particolare dell'arma dei carabinieri, soprattutto nei confronti di questi fenomeni, rimane altissima, ma purtroppo l'incipit di tale attività preventiva deve per forza venire sempre sia dall'attenzione dell'arma, ma soprattutto dalla possibilità di denunciare delle vittime.